Via, Cenerentola, disgraziato! Vai, vai! Ripeti! Mi volevo presentare! Stai fermo! Il pubblico! Il pubblico! Allora! Vi volevo presentare Brian Torboli, disgraziato. Ma che cazzo ti prendi? Entra! No, ce l'abbiamo fatta. Buongiorno, Budeo Costanzo. Che merda! Piace. È un giorno molto ilare. O me non devo parlare, devo riprendere. State zitto. Ora, vediamo il pubblico. Il pubblico! Ragazzi, ho sentito un pezzo di dinosauro, venite da lì! O forse era un negro. Che cos'è? Un negro o un dinosauro? Seconda opzione. Ma... negro dinosauro. Bodeo, mi aiuti! Aiuto! Scopriamolo! Beh, vai, vai, vai! Ok, e adesso un ospite e adesso un ospite particolare. Il negro. Ok. Martin Baldoni, il dinosauro. Non sarà negro, vero? Osserveremo. Martin Baldoni è quel che è. Non c'è scampo più per te. Che entri pure. Buonasera. Buonasera. Molto bene. Adesso siamo tutti tranne le mie pure. Allora mi tolgo gli occhiali perché sono cambiati. Ora mi metto il lente a contatto. Certo a dire in giro, però è vero. Onestamente il mio ego unisce la personalità di Darth Vader con quella di un barbone di Cenerentola e fuori viene fuori Dragon Ball terzo livello. Super Saiyan. Io. Le ha capito qualcosa? Ok. E perché Cenerentola? Non lo so. Che top! Probabilmente perché i miei mi schiavizzano e mi fanno fare qualsiasi faccenda possibile e immaginabile. Ah!
purtroppo. Mio fratello, nonostante questo, non fa nulla lui, è meglio di me. Mi dispiace. Perché c'è un cameraman così duro? Eppure suo padre è così bello, Che maglietone. Non è l'apparenza. Povero Ernesto, ha un figlio così brutto. Non ha preso di certo dal padre. Soprattutto i capelli. Quello è il padre. Aspetta, pubblico, si sieda. C'è la rissa, bisogna far sedere il pubblico, mi sta infastidendo. Deve sedersi. Ok. E lei è un dinosauro. Così dicono. Faccio il verso. Ancora. Picchi. Guarda che faticoso per me. Mi piacciono i ciacci? Ma, sì. Però devono essere fatti con la carne. È ovvio. Ovvio. E se gli dicessi che non esiste qui la carne? Me la procuro, non c'è problema. Adesso passiamo alla pubblicità. Carne fresca? Vieni nei nostri supermercati! E se io fossi la preda? Che cosa penso? Buono! Soffice! Appetitoso! Cremoso! Sabonette usa e getta. Usa e getta. Buongiorno, siamo ritornati a Matteo, Bodeo, Costanzo, Show. Molto bene, signor Duca. Signor Duca. Cazzo, sto leggendo! Per favore, si comporti bene, siamo un programma per maggiorenni. Qui ma a rompere palle. Dai, va bene, va tutto bene. No, perché... No, non è niente, ma Budeo, dai, su, non è successo niente. Scusate. Mamma, ok, ci sono. Signor Duca. Signor Duca, la prego. Sarà sono buono con lei. I suoi ciocci. Ma? Sì, non me ne fa assaggiare uno. Va bene. È buono. Però solo la copertina. Comportiamoci bene! Bisogna carne posate per mangiare! Non si può! Se no, non sali! Allora come sono? Buoni? Ma con quel cibo di sale fanno veramente... Io schifo! Sta buono un po'... c'è un casino di sale in casa! Te dice? Vuole assaggiare? Te lo tengo. Belle le sue scarpe, essendo io un barbone te le inculo. Oh, la mia scarpa, la tua scarpa non è mia, la tua scarpa. Guarda dove finisce la tua scarpa. Sì! Un successo nella vita. Grazie Mari. Me.